Ragazzi, prima di iniziare vi subitissimo un bel like e cerchiamo di superare per questo video almeno i 500 like entro mezzanotte. Detto questo, buona visione! E let's go boys, bentornati oggi su questo nuovissimo video che ovviamente non tornava da un po' di tempo ragazzi, ma che è veramente veramente bello da fare. Più che altro ve l'avevo chiesto sotto un video, cioè in un video di dirmi se lo volevate, ed effettivamente lo avete voluto in molti. E ragazzi, siamo ancora per fare una top 10 dei personaggi più belli di tutto Dokkan Battle. Per più belli intendo nel complesso Active Skill, Special e bene o male nella carta in generale. Non intendo la forza ovviamente non c'entra assolutamente niente con la bellezza, ecco. O perlomeno io la vedo così. Ovviamente ragazzuoli, ci tengo anche a ricordarvi che è, ma è tra l'altro anche molto banale come concetto, che questa top 10 è basata sui miei gusti. Ovviamente i miei gusti in generale, nel senso è una mia top 10 che vi faccio vedere a voi, magari voi ditemi nei commenti se siete d'accordo o meno, però ecco, è una mia top 10. Ragazzuoli, io direi di partire subitissimo con il primo personaggio di questa top 10. Ecco qua boys, il primo, che è il nostro carissimo Goku Super Saiyan dello scontro contro C13. Ragazzuoli, è un personaggio che quando uscì mi colpì molto, perché è veramente figo. Ero tentato di metterlo più in alto, però comunque il decimo posto, vedendo anche quali altri personaggi ci sono in questo top 10, secondo me ci sta tantissimo il decimo posto, perché gli altri bene o male sono fatti meglio, ecco. Quindi diciamo, questo personaggio è una bella special, bella carta, bella animazione e tutto, ma in confronto alle prossime ragazzi non regge il confronto. Quindi secondo me il decimo posto ci sta a pieno. Poi ragazzi, è il momento di andare a parlare del nono posto. Nono posto ragazzi, che lo occupa il nostro Goku Blue Kaioken STR. Carta che è veramente veramente bella, non c'è niente da dire. Appena uscirà nel Jump la prenderò subito, perlomeno proverò a pullarla, ecco. Di certo non farò come Gogeta, ecco. Quindi sì, è veramente bella, mi piace un casino che l'hanno ricreato molto bene l'anime, anche se è un misto tra scontro contro Hit, scontro contro Jiren, ma lasciamo perdere, nel senso, comunque nel complesso veramente figa. Anche questa era una delle carte che volevo posizionare più in alto, ma ripeto, c'è roba migliore di questa qua, quindi secondo me ci sta assolutamente in nono posto. Anche perché per queste due ultime che ho appena detto ho dovuto togliere altre special tipo Zamasu o Trunks o Gogeta e Broly. Ottavo posto ragazzuolo, ottavo posto se la giudica la special, per meglio dire la carta, di Broly, Celai e Lemo. Ottavo posto ragazzi, perché comunque stiamo parlando di una carta che è fatta bene nel complesso. È una carta che bene o male è veramente bella sotto l'aspetto dell'animazione. Vi ricordo che questa top 10 bene o male è solo per l'animazione della special barra active skill, quindi un attimino il complesso della bellezza di un personaggio, non della forza. E questo personaggio secondo me è veramente veramente fatto bene, quindi assolutamente si merita l'ottavo posto. Anche se vi ripeto, è proprio la carta di Broly, Celai e Lemo che sinceramente mi fa storcere un po' il naso, ma comunque se ci sta non posso negare, è fatta bene, quindi ci sta, ottavo posto. Settimo posto ragazzi, settimo posto se la giudica Black Goku Rosé Inter Suoni LR, nuovissima carta per appunto con Broly, Celai e Lemo. Anche questa veramente veramente fatta bene, ha delle piccole cose che richiamano un po' le vecchie special, quindi l'old style di Dokkan, ma non posso negare ragazzuoli che è veramente fatta bene, ci sono delle cose veramente fighe. È una carta comunque anche nei disegni, anche proprio nei primi piani, oppure dove Goku si slancia verso in avanti con la Kamehameha quando fa lo squarcio, è veramente fatta bene. Ci sono delle cose comunque che non mi piacciono, ed è per questo che l'ho messo un attimino in più in basso rispetto a tante altre che secondo me sono fatte meglio, ecco. Ragazzi, è il momento di andare col sesto posto di questa top 10. Sesto posto ragazzi, che ho indovinato un po', il mio meme se lo meritava, Goku Namek STR. Sesto posto ragazzi, siamo già ormai nel proprio
tranquillamente nelle, tra le carte più belle del gioco, davvero fatte benissimo, proprio benissimo. E Goku Namek, ragazzi, non poteva non stare in questo top 10. Veramente fatto da Dio, io l'ho preso, purtroppo ho giocato pochissimo. È una di quelle carte che veramente hanno seguito a pieno quello che era lo stile e le cose vere e proprie che sono successe nella storia di Dragon Ball. Quindi davvero fatto benissimo. Tante cose comunque compongono questo mini spezzone che vedete al video. Però comunque, ecco, è una di quelle active skill special veramente che è bella da vedere. Proprio bella, quando ce l'hai, quando lo giochi, è bella. A differenza di altre special, delle altre active skill che sono mai monotone, no? Pure active skill che si trasformano, sono mai monotone, PNG fisso lì, cambio magari di schermata e diventa subito quello trasformato. Questo è figo perché c'è proprio i movimenti, è bello ragazzi, veramente bello. Anche se vi ripeto, sta al sesto posto, perché c'è di meglio. E comunque sì, questa qui è una carta, ragazzi, che è davvero bella. Ecco, l'ho voluta tanto, sinceramente avrei voluto anche metterla più in alto, però vedendo le altre carte che ci sono, che sono uscite dopo di lui, alzo le mani, lo dico tranquillamente. Si meritava di più se non c'erano quelle. Se ci sono, mi dispiace, ma andava sta sotto. Ma mi dispiace averlo messo anche al sesto posto, perché è bello bello, ma in Goku Blue Kaio forse mi piace di più, perché in Goku Blue Kaio. Ragazzi, siamo già ormai entrati nella top 10. Cooler STR al posto numero 5. Personaggio, ragazzi, che tra forma non trasformata, quindi Cooler Base e Active Skill bar, no, Active Skill, perdonatemi, trasformazione barra bellissimo, bellissima special, ragazzi. Questo personaggio si merita appieno almeno il quinto posto. È uno dei miei personaggi che nel complesso, quello devo dire, anche forte, cioè è bello ma anche forte. Non che quelli precedenti non lo erano, ovviamente, però qua va detto perché Cooler è Cooler. Quando si parla di Cooler, ragazzi, si pensa subito all'STR, ovviamente più che altro Dokkan. È fatto da Dio, è completamente il movie riportato, fatto benissimo, anche forse corretto in qualche errore riportato su Dokkan. Ed è questo quello che voglio vedere nelle special future di Dokkan, ma anche in quelle, diciamo, magari anche come hanno fatto con One Special 2 Int, no? Rifarle e farle migliori, perché sono veramente, veramente... Sì, alla fin fine su Dokkan, ragazzi, bisogna vedere questo, la bellezza, perché ma la forza, ripeto, sapete cosa ne penso, la bellezza secondo me è la cosa che più bisogna guardare. E questo Cooler è davvero al bacio assolutamente, il quinto posto è suo assolutamente, ecco. E qua, ragazzi, personaggio al quarto posto, sicuramente storcerete tantissimi, tantissimi il naso, ma per me al quarto posto, ragazzi, ci sta Gohan Super Saiyan 2 AGL LR. Lo so, se meritava di più, lo so benissimo, però ragazzi, più che guardo le special, più che mi piace questa carta, ma più che guardo quelle che ci sono dopo di lui, e più che sinceramente questo personaggio purtroppo, secondo me, non regge il confronto, perché comunque stiamo parlando di una carta che è uscita ormai 4-5 mesi fa, e ormai, ragazzi, ci sono carte uscite, soprattutto le ultime, che veramente l'hanno superato. Quindi ormai davvero vi posso dire che questo personaggio sta in top 5, sì, tranquillamente. Bellissimo, active skill che è praticamente l'anime, trasformazione fantastica, 18 ki che è fottutamente l'anime. Ma ragazzi, bello bello, bellissimo, ma anche forte, non ve lo metto in dubbio. Ma quello che c'è dopo, secondo me, nelle top 3, ragazzi, siamo mai già a dei livelli di epicità assurdi. Anche se lo ammetto tranquillamente, Gohan è una delle migliori special più belle del gioco. Effettivamente, a suo tempo era la più bella, anche se feci l'altra top 10 a suo tempo e già lì dissi che non era la più bella. Però, comunque, assolutamente, si merita di stare in questo top perché è fatto da Dio. Anche se Ellis lo meritava, è vero, però mi piace di meno, quindi ovviamente non essendo una cosa mia personale questo top 10, ho preferito, ecco, non inserirlo, perché ci sono carte un attimino migliori. Anche perché questo top 10, bene o male, ci sono quasi, a parte Bollicina e Lemo, che tranquillamente non so perché sono extreme, ma a parte questo, praticamente la maggior parte sono super. Quindi sì, ci sta tranquillamente questo quarto posto, assolutamente, carta bellissima, carta rifatta da Dio, e sì, sono veramente contento di questa carta perché è bellissima. Ragazzi, siamo sul podio. Il podio, che il terzo posto se lo merita
Broly, Super Saiyan della leggenda Tech LR, ragazzi. Un mostro di personaggio, un mostro di bellezza fantastico, il movie preso e riportato in tutte le salse praticamente, special del tour, comunque special della Eleri non trasformata, special dell'Artice, della di Broly trasformato in 18 key, 12, 18, active skill, trasformazione, è bellissimo, questo personaggio per me era il più bello della scorsa top 10. Ma in questa, ragazzi, ci sono due personaggi che più intelligenti, sicuramente più intelligenti, comunque è un po' palese, i più attenti hanno sicuramente già capito chi sono, però comunque ci sta assolutamente mettere Broly, secondo me è fatto meglio di Gohan. Io non disse anche a suo tempo, ragazzi, ed è una carta che a me mi ha colpito molto di più ed è molto più bella quando la vedi rispetto a un Gohan. A me piace molto di più, ragazzi, la sua active skill, la sua special, la sua 18 key rispetto a quella di Gohan, ragazzi. Quindi, questo personaggio a mani basse, personaggio che sta al terzo posto. Ma udite e udite, perché se lui è al terzo posto, mancano solo due personaggi che sono migliori di tutti quelli precedenti. Secondo posto, e qua ancora tanti storcinati il naso, ma secondo me, ragazzi, il primo posto ormai è proprio palese il primo posto. Secondo posto va Vegito, Super Saiyan, no, è base, Vegito, base, LR, Tech, ragazzi, del quinto anniversario. Mamma mia che bellezza, mamma mia, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando di una delle carte più belle di tutto Dokkan Battle, più fighe, più forti, ragazzi. Questa carta tra 12, 18 key del base, tra active skill, tra trasformazione e 12 e 18 del blu, questa carta è una bellezza assoluta. Ma ovviamente, ragazzi, se lui è il secondo posto, manca solo un personaggio che ormai avete fatto ripetere, che ormai è diventato il mio meme, che secondo me, secondo praticamente forse tutti, è la carta più fottutamente sbroccata di bellezza di tutte. Anche se devo dire la verità, se l'è molto contesa col secondo posto, perché comunque anche Vegito è fatto da Dio, non lo metto in dubbio. E secondo me in questi ultimi due posti, ragazzi, il primo e il secondo battono a mani basse tutte le altre otto, davvero, a mani basse. E sì, è arrivato il momento, a mani basse, ragazzi, con grande gioia del cuore vi dico che per me la special barra active skill barra trasformazione più bella di tutto Dokkan Battle in 5 anni è Gogeta Super, no, Gogeta base STR LR del quinto anniversario. Ragazzuoli, a mani basse, questa carta è sbroccata, questa carta è fottutamente il film preso, copiato, bellissimo, riportato su Dokkan, fantastica, ragazzi. Non c'è nessun personaggio, a mio avviso, su Dokkan che supera questa carta in bellezza. Sia la 12 e la 18 key del base form, che già è bellissima, manca alcune parti tipo il Super Saiyan, va bene, ma comunque non c'è nella carta, quindi va direttamente in blu quando si trasforma, ed è vero. 12, 18, active skill, fantastica, anche se devo metterlo, al 18 che, ragazzi, quando lui alza voli, gli fa fare quelle esplosioni, io quella scena l'ho adorata nel movie, e ma è fatta da Dio. Mamma mia, ragazzi, non si può dire niente a questo personaggio, uno dei miei personaggi che davvero spaccano un sacco, proprio il più bello di tutto Dokkan Battle a mani basse, davvero. Ragazzuoli, questa era la mia top 10 dei personaggi più belli di tutto Dokkan Battle. Vi ricordo ovviamente quella top 10 personale mia, proprio mio gusto ovviamente, quindi mi raccomando, lasciate subitissimo un bel like e fatemi sapere la vostra qua nei commenti. Noi ci vediamo oggi alle 15 in live su Twitch, mi raccomando, maratona queste ore se riesco, perché non sto proprio tantissimo bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi ovviamente, ragazzuoli, qua al centro, recuperate gli altri video qua a destra e a sinistra, mi raccomando, tutti i link come al solito qua sotto in descrizione, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, di LV, se ti tocca anche di Legends, Omega Stone, tutti i video precedenti a questo, posso finire le schede. Mi raccomando, ragazzuoli, conto su di voi, non mancate, fatemi sapere la vostra, lasciate anche un bel like qua sotto, ovviamente. Grazie davvero a tutti e let's go boys, e ciao a tutti, ragazzuoli.